Eder. Mech. Pallister. L'esito dell'autopsia su Antonella Di Massa potrebbe rivelare una complessità maggiore rispetto a una semplice conclusione di suicidio o omicidio. Gli elementi rinvenuti sul luogo, il sacchetto di plastica, il tubicino di gomma e il flacone di antigelo, suggeriscono inizialmente un tentativo di suicidio. Tuttavia, il fatto che il tubicino non fosse sufficientemente stretto da causare asfissia apre la porta a dubbi significativi sulla causa effettiva della morte. Se il soffocamento non è stata la causa della morte, l'autopsia potrebbe concentrarsi su altri fattori, come avvelenamento o altre lesioni fisiche non immediatamente evidenti. La presenza del flacone di antigelo potrebbe indicare un avvelenamento, ma senza risultati definitivi dell'autopsia, questa rimane una speculazione. Il marito di Antonella, Domenico Raco, esprime forte convinzione che la morte non sia stata un suicidio, suggerendo la possibilità di una messa in scena per mascherare un omicidio. Questa ipotesi potrebbe guidare gli esaminatori a cercare prove di intervento esterno o di lotta. Oltre a valutare attentamente la tossicologia e altre analisi interne che potrebbero indicare cause di morte non apparenti esternamente. In sintesi, l'esito dell'autopsia potrebbe rivelare 1. Evidenza di avvelenamento, forse legato all'antigelo rinvenuto sul luogo. 2. Assenza di prove di soffocamento, portando a indagare altre cause di morte. 3. Possibili segni di un intervento esterno, supportando la teoria dell'omicidio. 4. Informazioni che potrebbero confutare o confermare la presenza di una messa in scena, come suggerito dal marito. Finché l'autopsia non sarà completata e i suoi risultati resi pubblici, rimane difficile fare previsioni precise. La complessità degli elementi a disposizione suggerisce che la verità dietro la morte di Antonella Di Massa potrebbe essere più intricata di quanto sia sembrato inizialmente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.